giornata di oggi si è svolta regolarmente. Questa mattina ci sono state le verifiche tecniche per tutti gli equipaggi. Diciamo che la macchina organizzativa di Max Beltrami funziona sempre benissimo. Questa 14ª edizione è anche fortunatamente baciata dal bel tempo. Gli equipaggi, ho avuto occasione di parlare più o meno con tutti, sono molto motivati e credo che sia un buon inizio per questa gara. Con questo rally ripetiamo il bis dell'anno scorso? Ah, speriamo, quest'anno magari un pochino più dura perché comunque come tutte le gare sono sempre dure, però comunque c'è qualche avversario veramente temibile, comunque noi ce la mettiamo tutta, vediamo di fare una nostra bella gara. Allora in questo preciso istante
Alpe del Tiglio, Monte Ceneri, Valtrodo. Benvenuti al Rally Internazionale del Ticino 2011. Grazie a tutti i miei collaboratori che hanno garantito la sicurezza per il pubblico, per i piloti, grazie alle autorità cantonali e comunali che ci hanno autorizzato, gli sponsor, grazie a tutti. È una gara difficile, sicuramente molto selettiva, molto veloce. Max Beltrami ha organizzato sicuramente un'edizione che rimarrà negli annali. E è stata una bella battaglia con Felice Re, noi siamo riusciti a vincere 6 prove su 7, quindi siamo veramente contenti. Complimenti vincitori, perché comunque sono andati fortissimo. Mi sarebbe piaciuto combattere un po' più armi pari per dimostrare magari che la macchina ha comunque un grandissimo potenziale, però va bene così, non era una gara dove noi dovevamo per forza vincere, meno male che è successo qua e non è successo in una gara di campionato. Io devo sempre dire che come spettacolo di gente, vedere tutta quella gente in mezzo alla strada, il bordo strada però tantissima, è bellissimo. Meno di 12 mesi, sono 14. Grosso applauso, oltre che